a Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex. Hola ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi iniziamo Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex, anche chiamato l'ira di Cortex. Aspettate. Ah, ecco. Ok. Scusate per il fail iniziale, ma vabbè. Selezioniamo la lingua italiana e partiamo. Ok. Ok. Come vedete è molto più... deficienti, stupidi, incapaci! Possibile che non ne facciate mai una giusta? A quanto vedo, il tuo curriculum di criminale è patetico! Uka Uka, non è colpa nostra! È tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot! Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino del male, e meno che mai a uno stupido marsupiale arancione! Crash deve essere eliminato! Uka Uka, è spiacente di ricordartelo, ma Crash trova sempre il modo per sconfiggerci. Forse è davvero troppo in gamba per noi. Basta con le scuse! Voi cinque idioti farete meglio ad escogitare un buon piano! Altrimenti... perché mi caccio sempre in queste situazioni? Pur essere qualcosa che possiamo fare. Un po', dottore, sbaglio o stavi trafficando con una nuova arma segreta nel tuo laboratorio? Non so di cosa parli, Annetrofi. Dottor Cortex, penso che si riferisca all'arma super segreta alla quale hai lavorato giorno e notte da quando Crash ti ha sconfitto. L'arma che dice... Basta con queste discussioni! Abbiamo un piano! Grazie ai miei sforzi sono riuscito a creare una super arma geneticamente avanzata di incredibile potenza. Ma mi manca un elemento essenziale, una fonte di energia. Elementi! Sì, gli elementali! Giusto! Gli elementali! Proprio quello che ci vuole! Scatenando la loro energia distruttrice si creerebbe sufficiente energia per alimentare la mia arma segreta. Avremo un'arma in grado di distruggere montagne e demolire intere città! E cancellare per sempre Crash Bandicoot dalla faccia della Terra! Preparati ad affrontare la mia ira, Crash Bandicoot! Cosa succede? No, non può essere! Oh no! Cosa sta succedendo? Oh no! Crash, sta attento! State tutti bene? A quanto pare il mio malvagio gemello Uka Uka si è rimesso a combinare guai. Devo scoprire cosa sta progettando. Ci vediamo più tardi. Ah, salve mio fragile fratellino. Sei riuscito a catturare la mia attenzione, Uka Uka. Che razza di piano diabolico state architettando tu e il dottor Cortex questa volta? Nessun piano, è solo una piccola riunione tra vecchi amici.
No, gli elementali no! Perché li hai liberati, Uka Uka? Non ti ricordi cos'è successo l'ultima volta? Quei squilli e qualche terremoto, un po' di inondazioni e qualche piccola graziosa era glaciale un paio di secoli fa. Ti preoccupi troppo, fratellino. Non sei in grado di controllarli, Uka Uka. Sono troppo pericolosi. Potrebbe significare la rovina per noi tutti. Al contrario, Aku Aku. Questa sarà la rovina per te, quel prezioso pianetuccolo che ti sta tanto a cuore. Distruggelo! Non la farai franca. Chi ci fermerà? Crash, Coco, è proprio come temevo. Beh, il dottor Cortex hanno liberato un gruppo di maschere chiamate elementali, dotate di un tremendo potere di distruzione. Dobbiamo fermarli prima che distruggano la Terra e tutti i suoi abitanti. L'unico modo per porre freno alla furia devastatrice degli elementali è imprigionarli utilizzando gli antichi cristalli. Servono 5 cristalli per ibernare ciascun elementale. Dobbiamo sbrigarci. Coco, a che punto è il tuo nuovo portale di teletrasporto? È quasi finito. Qualche piccolo ritocco qua e là e saremo pronti a partire. Ben fatto, Coco. Questa è l'occasione ideale per vedere se funziona. Dobbiamo sbrigarci. È arrivato il momento di pareggiare i conti! Ecco, come avete potuto vedere dal... Crash Bandicoot, la mia vecchia nemesi, come stai? Ancora lì a raccogliere cristalli? Le vecchie abitudini sono dure a morire. Io mi occupo di qualcosa di molto più appassionante. Ti presento Crunch, la mia ultima creazione. Sarebbe questa la creatura che continua ad intralciare i tuoi piani? Ah, stai scherzando! Annienterò questo mollusco in men che non si dica. Sii paziente, Crunch. Presto potrai affrontare Crash. Non è geniale? La più alta espressione del mio genio scientifico. Un vero guerriero, Bandicoot. Tutto il contrario di te, Crash. Oh beh, tutti facciamo degli errori. Ciao ciao per ora. Allora, come avete potuto notare, Crash... No, come avete potuto notare, Cortex ha liberato gli elementali. E quindi... mettendo in serio pericolo Crash e la Terra. Quindi tocca a lui salvare la situazione. Ecco, come vedete ci sono 5 portali. Uno dedicato all'acqua, uno dedicato al fuoco, uno dedicato al ghiaccio e l'altro dedicato allo spazio. Oh. Però non possiamo ancora andarci, vedete? Ecco, vedi? Ecco, vedete? Vabbè, io direi di non partire con un livello perché appunto questa parte funziona da prologo. Vabbè, io direi che come prima parte può essere tutto. No, vabbè, questo è più un prologo. Quindi ci vediamo nella parte 1. Ciao!